stasera da Hannover. Il sogno azzurro prende quota. 23 campioni. Tutti protagonisti. Un condottiero. Fiero. L'assenza di due fortezze. Il ritorno di due certezze. Un attacco per fantasticare. Per il Ghana è un debutto assoluto. Le stelle nere dominate da un centrocampo conosciuto. Rinforzate dalla spavalderia. Dalla fiducia. Italia-Ghana. Il mondiale diventa azzurro. Una vittoria oggi per un trionfo domani. Cominciare il nostro mondiale e si parte. Uno contro uno di Pirlo, ancora Totti in appoggio, poi l'inserimento di Perrotta che entra in area di rigore, il pallone dentro, Totti non arriva, la palla ancora lì, Gilardino è sul fondo. Clamorosa palla gol per l'Italia, 11 minuti e 16 secondi. Andiamo tutti a saltare. Pirlo colto, è uno schema. Ha provato la conclusione potente Totti. Girardino di prima per Toni, si infila, c'è Cuffur in copertura, Girardino ancora, anzi. Centra la traversa clamorosa. Centra la traversa clamorosa Toni. Il secondo legno colpito dagli attaccanti azzurri dice una cosa precisa. La nazionale merita il vantaggio. Amoa va via, ma vuole ricominciare da capo. Arriva attraversione per Asamoah, dalla parte opposta arriva a mettere giù Popoe che sbaglia tutto. D'angolo, una bomba di Totti. Saliamo ancora per il calcio d'angolo, questa volta lo scambio è nostro, c'è Pirlo libero, potrebbe anche calciare, lo fa! Di prima sul movimento di Girardino che tenere di rigore, Girardino da solo, Kingston all'interno di Amoa, poi il pallone per Essien, Buffon di contropasso, Essien.
Iaquinta, cercata sullo scatto di Buffur. Iaquinta va via, è lentissimo Iaquinta, salta.